Porto San Giorgio contro Città di Montesilvano, il big match di questa giornata di Serie B Girone C, un esame per la capolista che fin qui ha vinto tutte le partite ma anche un po' la prova del 9 per testare le qualità da grande del quintetto della formazione allenata da Marco Capretti. Probabilmente il Montesilvano andrà a vincere questo campionato al di là di come andrà questa partita, però ci sono grandi attenzioni per capire, appunto, ripeto, quanto sia alto il potenziale del Porto San Giorgio, quanto sia l'altezza di una formazione così forte. Avvio di gara subito con una conclusione pericolosa di Junior, dopo che Filò era avanzato, palla al piede, ma lo stesso Filò, vedete, con un gran destro per poco non segna un gol capolavoro, si salva in extremis il portiere della formazione abruzzese. Altra conclusione del Montesilvano in divisa blu, invece inusuale completo rosso per il Porto San Giorgio, così come il campo è inusuale per i dragoni bianco-blu. Si gioca ai campi di località Casabianca di Fermo, perché il Palasavelli è occupato e quindi campo insolito per Capitan Fusco e compagni. Eccolo Fusco, pericoloso su un disimpegno errato, insolitamente errato da parte di Junior, palla fuori, comunque partita equilibrata in avvio, tante opportunità soprattutto per il Porto San Giorgio, ci fanno capire che perlomeno in avvio la squadra di Capretti c'è ed è all'altezza di questo Montesilvano. Le formazioni, la squadra ospite in campo con Mazzocchetti, Palusci il capitano, poi Di Pietro, Bordignon capitano, Correa, Gianzante, Zulli, Calderolli, Junior, Pieragostino e l'allenatore Gianluca Marzuolo. Nel Porto San Giorgio, che vedete qua, rischia grossissimo sugli attacchi della formazione appunto di mister Marzuolo. Ci sono Filò fra i pali, poi Bestetti, Capitan Fusco, Mindoli con il 4, Panichi con il 5, Acciarri 6, Bottolini 7, Paolini 8, Angelini 9, Luciani 10, Marchetti 11 e Traini 12. Torniamo a raccontare questa maxi sintesi, questi intensi highlights, una rovesciata addirittura di Angelini, in splendida forma, lo ha dimostrato nelle settimane precedenti, lo confermerà in questa giornata, palla fuori di un soffo, poi un errore da parte di Bestetti che perde un brutto pallone al limite dell'area, rischia molto qua il Porto San Giorgio, se la cava con Filò che si ritrova il pallone fra le mani, partita vincente, rapidi capovolgimenti di fronte e c'è il vantaggio di Achille Angelini sul rilancio millimetrico di Filò, il sinistro è potente e preciso da parte di Angelini che Calderolli non riesce a fermare, un giocatore come Nando Calderolli che ad Ascoli ha giocato e quindi conosce anche alcuni protagonisti di questa partita, non riesce a frenarne la corsa e allora Angelini fa impazzire giocatori, compagni e sostenitori del Porto San Giorgio che va in vantaggio sul Montesilvano e questo già è un evento, ma rischia addirittura di raddoppiare, rischia tra virgolette ancora Angelini, ha il sinistro in questi giorni davvero incontenibile. Poi a 12 secondi effettivi dalla fine la frittata di Tiago Bestetti che perde un pallone in malo modo davanti a Filò, riceve una sorta di foto, così si dice in gergo, da parte del numero 3 Alex Di Pietro e incredibilmente il Montesilvano, dopo aver subito a lungo, si ritrova a chiudere il primo tempo in parità 1-1. Grande rammarico con le mani in volto per Bestetti che non si è dato pace ovviamente per un errore così grossolano. Comunque applausi per i dragoni bianco-blu, 1-1 al termine di un primo tempo in cui però la squadra di Capretti avrebbe meritato sicuramente di più. Seguiamo con ancora maggiore interesse questo secondo tempo, qua c'è un episodio dubbio, protesta Mindoli su un pallone messo in mezzo all'area, vedete il tocco di braccio, volontario o no, il tocco è stato evidente per gli arbitri, non era rigore. Montesilvano che prova a sfondare sulla sinistra con l'accelerazione da parte di Bordignon, risulterà il migliore in campo alla fine per il Montesilvano, palla che termina fuori, altro tentativo a vuoto da parte del quintetto ospite che però vedete sta crescendo col passare dei minuti di intensità e di pericolosità, più volte chiamato in causa Filò e in questo caso il portiere numero uno del Porto San Giorgio non può nulla, il Montesilvano viene premiato dal gol del vantaggio, proprio Bordignon a realizzare il sorpasso 2-1 per il Città di Montesilvano. Davvero un peccato, gol subito dopo 3 minuti e mezzo, c'è però un'eternità da giocare, prova a replicare il Porto San Giorgio, si scopre un po', la qualità aumenta da parte del Montesilvano, in questa giocata c'è la sintesi delle grandi doti della formazione capolista a punteggio pieno, qual è il Città di Montesilvano. Grande grinta però da parte del Porto San Giorgio, ci prova in solitario Bottolini, viene fermato in extremis. Si chiude nella sua metà campo il Porto San Giorgio, va ancora al tiro però il Montesilvano con Calderolli.
Rasoterra, distante un metro dal palo di Filò. Qua un rimpallo non favorisce Mindoli, che calcia addosso un avversario, poi Di Pietro, l'autore del momentaneo 1-1, calcia fuori. C'è una chance per Angelini, che calcia laddove il portiere Mazzocchetti non vede partire la conclusione. Un po' di brividi per lui, che viene poi nuovamente chiamato clamorosamente in causa da questo sinistro di Mindoli. Bravo Piero Mazzocchetti. La reazione però del Porto San Giorgio è evidente dai nostri highlights. Ancora Angelini sull'ottimo assist da parte di Paolini, calcia fuori questa volta da posizione molto interessante, poi la gran giocata di Bottolini, palla che bacia il palo e termina fuori. Meritava in assoluto il pareggio, quantomeno il Porto San Giorgio, e su un errore di Piero Mazzocchetti arriva il 2-2 di Angelini. Esplode, impazzisce di gioia il bomberissimo del Porto San Giorgio, vedete, esulta tutto il pubblico che riempie la tribuna dell'impianto fermano sul pareggio trovato da Angelini, che trascina ancora in avanti i suoi, ci prova dalla distanza anche Fusco. C'è un tocco di mano qua evidente da parte di un giocatore del Montesilvano, calcio di punizione dal limite per il Porto San Giorgio. Angelini, la rincorsa in sinistro, rete, il 3-2 del Porto San Giorgio, 3-2, ancora lui, ancora Achille Angelini, tripletta per lui il Porto San Giorgio. Pensate, a 3 minuti e mezzo dal termine della partita è avanti sul Montesilvano 3-2, ma sull'azione successiva il Montesilvano pareggia subito, assist di Junior e gol del pareggio da parte di Calderolli. 2 minuti e 40 secondi alla fine, Junior difende palla, c'è anche il portiere di avanzato per il Città di Montesilvano, perde però il pallone e il Montesilvano prova ad approfittarne. Mindoli, la disperazione dei sostenitori dei bianco-blu sulla conclusione deviata in calcio d'angolo. Partita vincente in questi ultimi secondi, l'imbucata sbagliata da Filò, riceve il pallonetto, delizioso, delizioso da parte di Pietro, e allora c'è il controsorpasso del Montesilvano a 70 secondi dal suono della sirena, è 4-3, una partita fantastica, emozioni fino alla fine. Ovviamente attacca col portiere in movimento anche Capretti, c'è sulla sinistra Filò, un altro passaggio sbagliato, un altro pallone rinviato che termina in fondo al sacco a 37 secondi dalla fine, doppietta per Bordignon, 5-3 per il Città di Montesilvano. Partita in pratica terminata, anche se in questi spiccioli di match il Porto San Giorgio ci prova ancora, vedete, pericolosa subito da centrocampo la formazione di casa in maglia rossa, di nuovo al tiro su calcio d'angolo, Fusco il capitano, stop e tiro libero in mezzo all'area, il pallone si insacca ma clamorosamente il direttore di gara non convalida il gol, concede comunque il calcio di rigore al Porto San Giorgio, viene anche espulso Bordignone per il secondo giallo ricevuto. Mindoli segna a 10 secondi dalla fine, proverà a pressare il Porto San Giorgio in questi 10 secondi che vi facciamo vedere, vedete, alla disperata va in forcing la squadra di Capretti. Junior si alza il pallone, rischia tantissimo da quella parte, riceve fallo di gioco pericoloso e quindi c'è il calcio di punizione, che è veramente il punto su questa partita, perché Junior lancia lungo, fa scorrere altri secondi, non c'è più tempo, finisce, triplice fischio, suono della sirena, il Città di Montesilvano batte 5-4 il Porto San Giorgio, ma è stata davvero una partita entusiasmante, favolosa, straordinaria. Onore e applausi, come vedete e sentite, al quintetto di casa, al Porto San Giorgio, che ha lottato assolutamente alla pari, forse anche qualcosina in più rispetto agli avversari, ha perso, ma tante lodi e tanti complimenti comunque al Porto San Giorgio.